Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Mercoledì 20 settembre 2023, Santa Candida, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Un principio di incendio nella notte tra lunedì e martedì ha interessato e danneggiato l'ingresso di una pizzeria situata in via Cavalieri di Vittorio Veneto ad Ostuni. Indagini in corso a cura degli agenti del commissariato di polizia di Ostuni, coordinati dal vicequestore Giorgio Grasso. Nessuna pista è esclusa. Investigatori al lavoro per capire se si tratti di un incendio doloso o di un gesto isolato per mano di ignoti. Le riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona, insieme agli elementi raccolti, aiuteranno gli inquirenti a ricostruire l'accaduto. Ostuni avrà un nuovo bosco, l'area verde periurbana di 3.000 metri quadri. Sarà realizzata nella zona 167, in località Fossa Marangi, in via Beato Bartolo Longo, nei pressi dei quartieri di edilizia residenziale. Saranno messi a dimora 40 nuovi alberi e 240 piante arbustive, tra cui leccio, carrubo, lentisco, corbezzolo, viburno, biancospino e ligustro. L'area in questione, grazie all'avviso pubblico della Regione Puglia, Alberi per il futuro, sarà riqualificata e resa vivibile. Oggi la biblioteca comunale, intitolata Francesco Trinchera Senior, riapre le porte alla cittadinanza dopo 4 anni di chiusura. La riapertura è stata deliberata dalla giunta comunale, ad eccezione dell'archivio storico e dell'auditorium, che richiedono ancora alcuni interventi sulla sicurezza e prevenzione incendi. Domani, giovedì 21 settembre, per 7 ore, a partire dalle 8, l'acquedotto pugliese sospenderà l'erogazione idrica per il potenziamento del servizio. Le contrade interessate sono contrada Monte Convergola e contrada Polinisso. Per ulteriori informazioni, il numero verde è 800-735-735. L'avvocato Anna Maria Berardini De Pace, volto noto e punto di riferimento in tematiche del diritto della famiglia, della persona e del patrimonio, è stata ospite a Masseria Traetta nell'ambito delle iniziative Traetta per il sociale. Ha affrontato il tema della violenza domestica. L'intervista all'illustre ospite di Angela Anglani. E con noi questa sera ai microfoni di Radio Stuni la grande avvocato matrimonialista Anna Maria Bernardini De Pace, che questa sera terrà una lectio magistralis su un argomento di grande importanza: la violenza domestica, una violenza che può essere sessuale, può essere psicologica, può essere economica, un fenomeno davvero molto inquietante, in netta ascesa, preoccupante. Molto preoccupante, può essere anche verbale, è da lì che in genere comincia. Le donne non si rendono conto che se un uomo alza la voce, che se un uomo dà uno spintone, che se un uomo si innervosisce in macchina con un'altra automobilista, eccetera, è un uomo a rischio, pericolo. Dopodiché sta a noi decidere. Ma ci sono dei segnali per identificare? Per esempio, vedere quando si incazzano in macchina ogni momento, vedere quando ti danno uno spintone, vedere quando ti svalorizzano, quando ti umiliano dicendo ma io, tu invece, ecco, quelli sono segnali. Poi non è detto che tutti siano degli assassini, ma la maggior parte sì. La violenza è insita sin da bambini, sia negli uomini che nelle donne. Il ruolo dei genitori, il ruolo della famiglia, in un momento in cui pare andare tutto allo sbando, la scuola, la famiglia, tutto quanto. La violenza è insita nell'umanità, più che fin da bambini, sia noi donne che noi uomini, perché guarda che di donne violente ce ne sono tante, non si dice mai, perché le donne non arrivano all'uccisione, però sono molto più infide, però... Donne che hanno ucciso i bambini ne conosciamo, donne che hanno abbandonato i bambini, donne che hanno lasciato i bambini senza mangiare, donne che schiaffeggiano, ce ne sono, non è che gli uomini sono tremendi animali assassini, però le donne non restano indietro. E comunque sia, la violenza è insita da
4.000 anni, 4 milioni di anni, quanti anni è che c'è l'umanità? Da sempre. Poi a un certo punto e vivevano di violenza, combattendo, facendo. Oggi c'è l'educazione, c'è la socialità, c'è la socializzazione. A questo punto, se sono educati, gli uomini non sono violenti. Ma quanti sono educati? Quante mamme e quanti papà si occupano di loro? E teniamoci questa brutta domanda nel cuore. Assolutamente, i bambini adesso, i ragazzi fanno quello che vogliono, quello che vogliono. Ecco, i fatti di Palermo e di Caivano, che spaccato d'Italia ci propongono? Di genitori totalmente irresponsabili, genitori che preferiscono accontentare i figli per fare bella figura con loro piuttosto che salvare il resto dell'umanità che i propri figli possono aggredire. Lei è stata l'avvocato matrimonialista più feroce che abbiamo attualmente in Italia. Ricorda un divorzio? No, allora, primo divorzio. Al principio, sì, primo divorzio, la prima separazione è stata la mia. E quindi la conosco e non sono stata per niente feroce, ma non sono neanche feroce in realtà. Io sono determinata, perché io mi faccio pagare dai grandi ma proteggo i figli, e quindi finché non ci sono dei genitori che si interessano dei figli, io sono cattiva, non feroce ma cattiva, li terrorizzo un poco. Con le femministe? Non le sopporto perché ormai è passato il periodo del femminismo, queste non sanno cosa dire, dicono fesserie secondo me. Stupri, droga? Risulta che ci sono più stupri quanto più c'è uso di droga, quanto più c'è uso di alcol. Ecco perché in Svezia, che è la capitale della droga, ci sono più stupri. Certo, brava, bravissima, era una cosa che volevo dire stasera e me l'ha anticipata. Dicono tanto la Svezia, questo e quest'altro, la Svezia dove la droga è libera, l'alcol non ne parliamo, ci sono più stupri che in qualsiasi altra parte del mondo. Una cosa che esula dalla violenza domestica, un suo commento sulla nostra Ostuni. Madonna, sono impazzita, io sono qua dal primo settembre, sono stata fregata letteralmente perché c'è stato il maestrale e non ho potuto fare un bagno. In compenso l'ho vista, ho guardato, ho visto Ostuni, ho visto Carovigno, ho visto Cisternino, ho mangiato le bombette, ho girato, ho visto questo verde curatissimo. Adoro Ostuni e tornerò in un periodo di scirocco, spero. E noi l'aspettiamo, grazie. Oggi dalle 8 alle 12 presso la chiesa di Santi Medici a cura dell'Avis è possibile fare la donazione del sangue. Nei nostri ospedali c'è bisogno di sangue ogni giorno, il sangue serve per gli interventi chirurgici programmati, per le emergenze del pronto soccorso e per le trasfusioni continue. Inizia oggi e si terrà fino al 30 settembre il primo corso gratuito di teatro counseling, non solo spine, presso il Centro di Cultura Donato Cirignola in Corso Mazzini 18 ad Ostuni. Fragilità, vulnerabilità, fallibilità possono diventare delle risorse e quindi il corso sarà curato dalla dottoressa Cristina Milesi mediante l'utilizzo di pratiche di bioenergetica e tecniche presenti nell'arte terapia. Info e prenotazioni al 333-125-9007. Iniziativa dell'Associazione Culturale e Olistica Andriola Cultura. Si è spenta all'età di 46 anni Alina Dana Jankulovici, coniugata Palma. La celebrazione sequiale si tiene oggi alle 16 nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie. Sentite condoglianze alla famiglia. La farmacia D'Ambrosio effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo caldo, ancora intenso e pienamente estivo, con punte di oltre 33 gradi. Venti deboli, mare calmo. Citazione odierna. Ho imparato a proteggermi da chi, mentre mi tradiva, mi diceva fidati. Grazie per aver preferito la nostra informazione.